Rapporto Infanzia 2015. Messaggio degli alunni dell'Istituto Comprensivo, Sala Consilina. Tante religioni, un solo Dio. Maestra, oggi parliamo delle religioni nel mondo, vero? Io ho fatto una ricerca ed ho scoperto che le religioni sono tante, tutte diverse. Il mio papà ha detto che la nostra religione, il cristianesimo, è l'unica che conduce al vero Dio. Ti sbagli, l'ebraismo è la religione più antica. Voi non conoscete il profeta Maometto, è l'Islam l'unica religione. Noi seguiamo Buddha, il fondatore della nostra religione. Vi sbagliate tutti, è l'induismo l'unica vera religione. Forse avete ragione tutti o nessuno. Ora ascoltate questo racconto e poi tiriamo le conclusioni. Una sera la neve aveva imbiancato tutte le case e le strade erano deserte. Si trovarono intorno ad un tavolo in un'osteria un ebreo, un cristiano, un musulmano, un buddista ed un indiano indù e cominciarono a parlare delle loro religioni. La mia religione è nata in Palestina nel 2000 a.C. Il fondatore è Abramo ed il nostro Dio si chiama Yahweh. Ci riuniamo in preghiera nelle sinagoghe con i rabbini. Le nostre regole sono i 10 comandamenti. La mia religione è stata fondata da Gesù di Nazaret e crediamo in Dio. Uno è trino, preghiamo nelle chiese con i sacerdoti e le nostre regole ci vengono date dai 10 comandamenti. Noi crediamo in Allah, il nostro fondatore è Maometto. Ci riuniamo nella moschea con il nostro Iman. I 5 pilastri sono le nostre regole. Il fondatore della nostra religione è Buddha e ci riuniamo in preghiere nelle pagode con i monaci detti Bonzi. Proponiamo la liberazione dal dolore nirvana e le 4 nobili verità ci guidano. Noi crediamo in Brahman, l'assoluto che si manifesta sotto tante forme. Il nostro luogo di culto è il Mandir, dove ci riuniamo con i bramini. 10 sono le nostre regole di vita, 5 cose da fare e 5 da evitare. La discussione, a volte appassionante, altre spigolosa, non portò ad un accordo. Si giunse così alla mezzanotte ed i commensali, stanchi, decisero di andare a riposare nelle loro stanze. Improvvisamente, però, causa al cattivo tempo, andò via la luce. L'ebreo si rivolse allora all'oste e chiese una torcia elettrica, ma questi rispose che ne era sprovvisto. Il cristiano chiese a sua volta una lampada d'olio, ma la risposta fu negativa. La stessa risposta ebbe il musulmano, che aveva chiesto una lampada a petrolio. Il buddista, pensando di aver miglior fortuna, chiese una candela, ma senza esito. Infine l'indiano indù, un po' spazientito, un po' irritato, chiese all'oste un qualsiasi mezzo che facesse luce ed illuminasse il percorso per non inciampare e rischiare di farsi male. Allora l'oste si rivolse ai suoi ospiti dicendo: «Vedete, le religioni sono come la torcia, la lampada d'olio o a petrolio e la candela. Servono solo ad illuminare il nostro cammino e a guidarci verso l'unico vero Dio. Sono tutti importanti e necessari». «Anche noi, maestra,
Dopo che abbiamo letto la Convenzione sui diritti dell'infanzia, abbiamo imparato a rispettare tutti i nostri compagni, a prescindere dalla religione praticata, ma anche dalla razza, dal colore della pelle, dal sesso, dalla lingua. Maestra, io ho visto in televisione Papa Francesco pregare sul muro del pianto in una sinagoga e in una moschea. Maestra, io propongo ai compagni di classe di alzarci tutti in piedi, noi cristiani, Mustafa musulmano, Lorenza ebrea, Aisha indiana e Malala indù, e di pregare ognuno nella propria religione l'unico Dio. Ognuno di noi ha il potere di cambiare il mondo. Esercitiamo ora tale potere. Liberamente tratto da un racconto di Leone Tolstoi. Napoli, mostra d'oltremare, 20 novembre 2014, a 25 anni dall'approvazione della Convenzione sui diritti.